Sì, abbiamo avvittato la nostra base. E abbiamo avvittato anche la testa ai piedi. Praticamente i piedi non sono venuti ancora bene, però. Quindi dalla testa ai piedi abbiamo pittato anche il nostro, la nostra chitarra. Voilà. Quindi adesso dobbiamo solo praticamente aspettare che si secca, ma nel frattempo che si secca bisogna fare anche altri lavori. Quindi approfitteremo, che sono lavori che bisogna fare quando si è seccato tutto. Perché una volta che si è seccato tutto, poi dobbiamo fare la coreografia legno. Quindi ci vorrà altro tempo. Quindi in questa fase noi prepareremo altre cose. Adesso vi faccio sapere e vi faccio vedere cosa. Allora ragazzi, incominciamo la serie di violini e di chitarre che dobbiamo comporre. Allora, per quanto riguarda i piedi, noi li andremo a scegliere e li metteremo però solo i piedi, quelli là dello stampo. Per quanto riguarda invece le mani, le faremo noi con il ferro filato, perché le mani, perché voglio fare mani in movimento, però logicamente sempre a quattro dita, no? Perché tu devi vedere la cosa fantasiosa. Quindi i piedi li metteremo però già belli fatti. Allora, quindi andremo ad applicare i nostri occhi, ad ogni occhio logicamente andremo ad applicare anche la carta, la pellicola d'omopacca per non spoccarli, e una volta terminati andremo già a prendere la posizione sopra la base e sopra sia la base che la base che il violino. Perché? Perché così noi avremo la possibilità adesso di fare dei piccoli fori per far entrare per esempio un chiodo, ok? Quindi faremo entrare un chiodo, lo fisseremo alla struttura, così abbiamo la possibilità dopo di fissarlo senza problemi, e poi ci sarà il tocco finale della resina che bloccherà completamente tutto. Quindi diciamo, perciò iniziamo anche a fare adesso. Quindi nel frattempo che si aspetta che si secca la pittura, facciamo anche questo servizio qui a fettarli. Allora ragazzi, per bloccare i piedi io ho pensato di fare così: ho fatto un buco, ho fatto passare il cavo, l'ho attorcigliato, e poi ho stesso nel cavo ho fatto passare un altro filo che andrà direttamente nella base o nel violino, in modo che non mettiamo il chiodo, mettiamo direttamente così e poi lo attacchiamo, e poi dopo logicamente verrà resinato, in modo che seppure si staccasse non cade immediatamente. Allora, quindi noi metteremo sotto i piedi, principalmente sotto i piedi, poi nei violini in cui i piedi li hanno all'aria, nei violini, però nelle chitarre in cui i piedi li hanno all'aria, praticamente andremo a mettere magari dietro alla schiena o al culo qui. Allora ragazzi, stiamo cominciando. Vabbè, non sono fissate, non vi preoccupate. Allora, stiamo cominciando ad animare un pochettino i violini, quindi stiamo facendo le mani, le braccia, i piedi li ho collegati come vi ho fatto vedere l'altra volta. Adesso faremo un violino alla volta, lo andremo a impastare con la resina del braccio, quindi prenderemo la sua posizione, quella originale che deve avere, e incominceremo anche ad attaccare e fissare. Dopo penseremo a pittare con lo spray o con il pennello. Quindi facciamo per il momento l'animazione di 10 violini dove non vanno a capitare praticamente i piedi della chitarra, perché ho intenzione di pittare tutto insieme. Avevo pensato di farlo separato, però sinceramente ho intenzione di farlo e di pittarlo e di finirlo tutto insieme, quindi con
la chitarra anche già collegata, quindi dovremo prendere altre basi, dovremo fare un po' più basso, quindi sarà molto più complesso e molto più difficile farlo insieme che separati, però comunque ho deciso di farlo così. Quindi prenderemo un violino alla volta, faremo la posizione, passeremo la pasta, lo fisseremo e quindi quando si è seccato, quindi quando si è seccata la resina delle gambine, delle manine, della faccia, possiamo poi quindi pittare. Quindi adesso prendiamo il primo violino, che sarebbe questo, e lo andiamo praticamente a lavorare. Allora ragazzi, stiamo incominciando a creare il primo viso. Questo è un viso di paura più che altro. Adesso devo aggiustare gli occhi, vorrei farvi vedere come si fa però. Allora, per modellare tutte queste cose qui, quindi il naso, esistono questi strumenti, ok? Questi sono gli stessi strumenti che vengono utilizzati, scusate, per la pasta di zucchero, però questi qua sono professionali. Professionale è relativo, cioè non costano molto. Un kit con tutte le punte costa intorno ai 35 euro, questi con il manico di legno, però comunque loro sono fatti in acciaio, quindi qualsiasi tipo di pasta non si attacca, si attacca diciamo al momento, però si puliscono così senza nessun tipo di problema. Esistono molti tipi, servono proprio per queste situazioni qua, per creare comunque i personaggi, vedete. Volevo far vedere però facciamo un piccolo scavamento qui. E questo, io ho intenzione di fare una puntata su questo, però per creare proprio dei personaggi, perché ho deciso di fare dei personaggi sulle tavole da windsurf con un mare di resina, però comunque è una cosa che noi andremo a fare. Per esempio, vedete, io sto disegnando praticamente il labbro stesso dalla pasta, senza aggiungere altra pasta. È ovvio però che si deve lavorare con calma e a due mani. Esistono quindi tutti questi strumentini che sono idonei per fare questi tipi di lavoro. J'ai trouvé un politologue qui dit que finalement le burkini c'est plutôt un acte de modernité et pas de régression. On entendra, on écoutera une voix différente, c'est Radio Brunet. Pascal, deuxième lanceur d'alerte, Mappel de Vendée, il est un agriculteur, 53 ans. Pascal, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous fait le 3216, Pascal? Tutti questi strumenti mi servono proprio per creare le facce e le espressioni, cioè le facce dei personaggi. Sempre buono a tenerli in casa. Io vi dico sempre di tenere le cose in casa. Adesso per esempio faremo il controllo degli occhi. Qui il telefono. Voilà. Ragazzi, quindi faremo anche i video dedicati proprio completamente a questo tipo di realizzazione, però più là, lo faremo più là. Allora ragazzi, completiamo. Allora ragazzi, abbiamo fatto qualche altro violino, violino, chitarra. Praticamente hanno gli occhi, però li andrete a vedere alla fine quando pitturerò tutto e toglierò la velina e fuoriesce l'occhio normale. Qui ho voluto dare la sensazione che uscisse dal buco. Adesso quello che io voglio fare adesso sarà di mettere praticamente la chitarra, perché così facendo che riesco praticamente a capire dove devo continuare con le piccole chitarrine.
quindi incominciamo a mettere questa chitarra, e logicamente ho abbassato anche il tutto perché altrimenti poi diviene troppo alto, e quindi poi continuiamo stasera nel fare altri due violini, altre due chitarrine così. Poi domani ne faremo altre tre, quello che riusciamo a fare domani, e quindi completiamo con queste chitarrine per poi incominciare a pittare veramente. Allora ragazzi, abbiamo fissato i nostri piedi semplicemente però con la resina solida. Io ancora devo passare la resina liquida, che andrà a essere colata da qui attraverso un imbuto di questi, quindi più piccolo, facciamo colare qui nel tubo che va ad arrivare dall'interno e va praticamente a riempire questa gamba qui, che è collegata praticamente al piede proprio di tutta la scultura. Voilà, quindi come vedete le altre parti non erano state pittate, quindi approfittiamo anche adesso nel pittarle, quindi facciamo anche questo passaggio qua, però questo poco di resina prima che si indurisca, voglio creare almeno i piedi di un altro violino, di un'altra chitarra o cazzarola, brasile. Allora, quindi un attimo solo e a più tardi. Pronti per la colatura. Allora ragazzi, abbiamo fatto la colatura ed è giusto una goccina che è praticamente uscita, e quindi dà la conferma che anche il calore che si sente nella gamba, quindi la resina in questo momento si sta indurendo, e quindi lasciamo stare, lasciamo riposare, e quindi abbiamo terminato questa fase, che era la fase un po' più complessa di tutta l'opera. Quindi abbiamo fissato completamente la nostra chitarra. Adesso penseremo a fare tutte le altre chitarre, aspettiamo anche che si secca un po' la resina solida per continuare a fare praticamente i ritocchi e la pittura, anzi possiamo fare anche adesso, almeno la parte qua sopra, qua le gambe ed ai piedi la lasciamo stare, in modo che quando adesso continueremo abbiamo la resina che è secca e quindi la pittura sopra si seccherà. A più tardi. Voilà ragazzi, un'altra chitarrina è stata creata, la base qui è stata fissata, domani mattina ci facciamo la spruzzatina lì alle punte dei piedi, logicamente pittiamo anche man mano le altre chitarre che verranno, che poi verranno su tutta la scultura, non è che verranno solo qua, quindi io ne faccio la media di 3 al giorno, quindi immaginate che ce ne andranno più di 70 di queste chitarrine piccoline. Qui andremo a mettere nella mano qui una manciata di cose di cioccolata, di resina, sia qui che qui. Poi qua alle braccia metteremo della termoplastica prima di finire tutto, anzi può essere pure che la mettiamo domani, metteremo questa termoplastica che ricopre praticamente un po' questo effetto rugato, quindi metteremo questa termoplastica come se fosse una manica di un pigiama. La stessa cosa faremo qui e qui e le gambe, quindi leviamo questo effetto mummia, come devo dire, con il gesso che noi abbiamo messo, quindi togliamo questo effetto mummiato. Voilà, a più tardi, cioè alla prossima, domani, mo sono stanca.